Comunicazione, giornalismo e dintorni. Tutto questo è il premio Comete, la rassegna del giornalismo, della cultura, arrivata alla sua sesta edizione, presentata qui in provincia. Il primo appuntamento lunedì, Cava dei Tirreni, con l'ex ministro della gioventù, Giorgia Meloni. Un premio che ovviamente parte da un'associazione, comunque da delle persone, la presidente Lamberti e il professore Petrillo, nasce a Cava dei Tirreni insieme al Social Tennis, ma ormai era diventata una rassegna veramente importante per le presenze, e io ho cercato anche, siccome abbiamo puntato nel programma elettorale della valorizzazione dei beni immobili, i primi anni li abbiamo ristrutturati, Villa Guariglia, il Castello Arecchi, adesso Villa De Ruggero, Nocera Superiore, e ovviamente bisogna riempirli di contenuti e quindi portare questa rassegna importantissima, sicuramente probabilmente la più prestigiosa della nostra provincia, anche in questi luoghi, mi sembrava una cosa giusta. Viene consolidata la presenza dei giovani delle scuole, cambia il tema, perché l'anno scorso eravamo legati al 150enario dell'Unità d'Italia, quest'anno invece abbiamo un tema, come dire, importante, che ci responsabilizza come cittadini italiani, o ci continua a responsabilizzare, cioè Cantieri Italia è un paese da cambiare. Un po' di nomi sugli ospiti che parteciperanno? Cominciamo il 5 marzo, quindi lunedì prossimo, con il già ministro della gioventù Giorgia Meloni. Ospiteremo Maria Elena Scandaliato, che è una giornalista del Corriere della Sera, che ci tratteggia la figura, diciamo, dell'uomo che indossa il maglione più famoso d'Italia, o della Svizzera o del Canada, perché ancora non si è capito bene, cioè Marchionne, la D di Fiat. Avremo Magri Cristiano Allam. Parleremo di economia, parleremo di televisione, parleremo di welfare, parleremo di lavoro precario, insomma ce n'è un po' di cose.